Ciao ragazzi, qua ZTV, bentornati sul mio canale, bentornati con la Superlega, nella Superlega. E quest'oggi si continua perché abbiamo da finire ufficialmente il calciomercato. E poi ragazzi, altre tre partite anche oggi. Lo so, lo aspettavate da tanto la Superlega, però ve l'ho detto ragazzi, quando posso, quando riesco, ve la porto sempre. E per questo vi assicuro come minimo tre partite episodio. Allora, forse in questo episodio ne facciamo anche di più. Adesso vediamo, non lo so ragazzi. Allora, mi arriva un'offerta di 1.200.000 per Mako, Paseca Mako, terzino sinistro che effettivamente non uso mai, e quindi accettiamo. Allora ragazzi, io ho in mente un giocatore da comprare. Intanto il Barcellona ha venduto Ansu Fati e ha comprato un botto di gente in più. Allora, ci arriva un'offerta anche per Mabaso e accettiamo. Cioè, tra Mako e Mabaso già in teoria potrebbero essere 2 milioncini per noi. E poi non saranno mai 2 milioncini perché non se ne vanno ragazzi, non se ne vanno mai. Comunque, vediamo anche che Liverpool, appena finiamo qui, che facciamo le nostre robe, andiamo a vedere tutti i colpi di mercato delle altre squadre. Allora, altra offerta, 1 milione, 20 anni 63. E ragazzi, io accetto anche questo dall'Inter Miami, sperando di venderli adesso, perché ragazzi, cioè, poi non abbiamo più tempo per fare nulla. Mancano quasi 5 ore, aspettiamo di vendere qualcuno, perché ho un talento da comprare. Offerta per il trasferimento, ma la potete finire, concretizzare un'offerta, per favore? Ho bisogno di soldi, ho bisogno di vendere, se non vendo non compro, e se non compro arrivo ultimo. Già abbiamo una squadra veramente difficile da poter far arrivare ai primi posti. Se poi non... ecco, stop alle trattative. Bah, io non vedo più nessuno, ragazzi. Adesso arriviamo... anzi no, secondo me il colpo è da fare adesso. Quanti soldi abbiamo? Ah, abbiamo 2 milioni e 4! Allora, ragazzi, dai, proviamoci. Comunque, due spicci ce li abbiamo. Allora, José Fonte non sarebbe male. Schneiderlin costa troppo. Kevin Prince costa troppo. Finotto ci potrebbe stare, però ragazzi, cioè, poi diventa troppo simile alla carriera col Monza. Pablo Moreno, questa è una bestia ma costa troppo. Questo qui, Todor Nedelev, qualche bulgaro ci sarà che mi segue, ecco, mi scriva la pronuncia esatta. Comunque lui svincolato sicuro lo prendiamo. E poi ragazzi, questo Armando Broja, albanese, lui è una bestia, lui è veramente forte, cresce un botto ragazzi. E come sostituto di Balotelli o di qualche altro lì davanti, lo vorrei tanto ragazzi. Infatti io provo a fare subito un'offerta per Armando Broja. Provo ad offrire Mango più, che ne so, 200.000. Adesso ci manderanno a quel paese sicuro ragazzi. E... oh! Davvero? Davvero così? Ragazzi, subito, qui abbiamo fatto un super colpo, eh. Broja dovrebbe avere tipo 63 di overall iniziale, ma un potenziale di 86, una roba così altissima. E quindi ragazzi, allenandolo, mettendolo dentro, perché comunque fra Balotelli, Pastore, eccetera eccetera, ragazzi, cioè, abbiamo una rosa molto 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 corta, quindi Armando potrà giocare tanto. Super Armando Broja, questo qui è un segno dell'Aquila albanese. Allora, niente clausola rescissoria, vediamo di non far cavolate con lo stipendio. Gli faccio uno stipendio di 20.000, così non può proprio dire una parolina. Accetta. Broja, Armando Broja è il primo nostro acquisto. Prendiamo anche Nedelev, che può fare trequartista ed esterno destro, è svincolato, quindi ci va di lusso. E poi proviamo appunto con i soldi che ci rimangono a provare a comprare ancora qualcun altro, perché ragazzi, ci abbiamo qualche soldino e questa cosa qui mi piace. Allora, giocatore per il turnover, 3 anni, lui, anche se dovesse avere sul 66-67 di overall, a me andrebbe benissimo, perché è un giocatore appunto da così, da partite, quando capita, quando succede. Spero di non aver fatto uno stipendio troppo basso. Ok, vuole 21.500, va bene, accettiamo. Abbiamo pagato tanto di stipendio, ma il giocatore era svincolato, quindi non abbiamo pagato un centesimo. E andiamo a vedere gli overall dei due. Allora, Pule, questo qui può andare anche in panca, perché adesso c'è Broja, un 65, porca miseria, è tantissimo. E poi al posto di Lorch c'è Nedelev, eccolo qui, 67 di overall. Lorch, non lo so, effettivamente sì, dai, Lorch teniamolo, Moshvari... mettiamolo qui, dai, facciamo una roba del genere.
Ragazzi, dobbiamo prendere José Fonte o comunque un difensore centrale panchinaro. Anche perché Pepe, non so ragazzi quanto mi possa ancora durare. Proviamo a fare un'offerta appunto a José Fonte, 36 anni ma 79 di overall, e sarebbe panchinaro. Allora, scambio giocatori, difensori centrali, vedete, cioè ce ne abbiamo soltanto due, dobbiamo assolutamente prenderne uno. Ti potrei offrire proprio Pule? Ti posso offrire Pule? Vediamo, Pule più 1,5 milioni, vediamo cosa dice Lille. Ah, vogliono soltanto 2,5 milioni? Ok, non è, cioè, è una cosa super facile, super fattibile. Però non abbiamo questi soldi. Mi dispiace tanto, ma non abbiamo questi soldi. Ti posso offrire 1,8 milioni, ma penso che poi non ce la facciamo con lo stipendio. Devo per forza offrire un giocatore. Ti offro... Allora, se non ti interessa Pule, ti posso offrire... Vediamo, proviamo ad offrire Maila più 800.000. No ragazzi, vogliono i cash, ma io non ho i cash. Non so proprio come fare. Ti offro 1,5 milioni più la clausola della rivendita del 10%. Ma tanto chi lo vende più è un... 2 milioni! 2 milioni! 2 milioni ragazzi è pochissimo, 2 milioni è veramente poco. Spero che poi gli vada bene il contratto, ma... Secondo me no ragazzi, secondo me non gli andrà mai bene nella vita il contratto. 1,8 milioni, dai, accetta. Hanno bisogno di un po' di tempo. Raga, mi sa che non ce la facciamo, dobbiamo cercare un altro DC. Io provo a fare questa pazzia. Kamil Glik. Certo che la coppia di difensori centrali Pepe Kamil Glik è proprio una coppia di assassini quasi. Facciamo un'offerta simile, quindi Pule più 1 milione. E vabbè, Benevento, ho capito, tu mi chiedi troppo. Però ragazzi, sempre nel Benevento c'è Caldirola, che vabbè, è giovane perché c'ha 29 anni, per un DC è giovanissimo. Però è in scadenza e potremmo fare anche qui una bella offerta. Sempre 1 milione più Pule. Vogliono 1,5 milioni praticamente senza Pule. Ragazzi, io in teoria faccio il colpaccio se lo prendo, Se prendiamo Caldirola come panchinaro, 1,5 milioni preciso, facciamo il colpaccio, perché è un panchinaro e Caldirola è capitano del Benevento. Quindi ragazzi, come panchinaro proprio chapeau. Ovvio, voi direte, sì ZV, ma devi tener conto che poi giochi contro Real Madrid, contro Barcellona, contro Juve, contro Paris Saint Germain. Lo so ragazzi, ma è questa la cosa bella di questa Super League, è proprio questa. Che noi siamo gli underdogs, quelli su cui non credeva nessuno, ma che si prenderanno una bellissima rivincita. Tutto quello che abbiamo come stipendio, fatto andare bene perché non ci abbiamo una lira, ma perché mi chiedono tutti sti soldi, raga? Non ce li ho io tutti sti soldi. Cioè, fateli andare bene veramente. Non ci siamo, vabbè ragazzi, ma cosa devo fare? Ma Caldirola mi chiede 40.000, Caldirola! Guardate, che se non riesco a prendere nemmeno questo giocatore per la panchina, non so cosa fare. Adesso riderete. Claudio Terzi. Claudio Terzi, io gli offro 100.000 allo Spezia. E se non accettano, 200.000. Claudio Terzi. Guarda, cioè pur di aver qualcuno che conosciamo e che sia anche un minimo ignorante, devo andare a prendere Claudio Terzi. Che minimo mi chiede 40.000 di stipendio pure Claudio Terzi, regà. Pure lui. Oh, spero che non ci sia bisogno di far... Guarda qua. Vabbè, accettiamo, raga. Spero che non ci sia mai bisogno di metterlo in campo, perché altrimenti la coppia... Oh, 68 comunque. Vabbè, non è malissimo. La coppia Claudio Terzi-Pepe... Lasciamo perdere. Comunque ragazzi, in teoria ce l'abbiamo fatta a finire la nostra formazione, perché... Gli altri giocatori non li vendono, quindi vabbè, capiremo che cosa fare, capiremo il da farsi ragazzi. E niente. Comunque per la panchina abbiamo Pepe Reina, poi Terzi, Broja, Lorch. La formazione titolare c'è, perché questa è una bellissima formazione e i risultati non lo negano. Però potevamo fare meglio con la panca. Comunque ragazzi, vediamo un po' quello che hanno fatto le altre squadre. Allora, De Vrij, Calvert-Lewin allo United. Il Milan vende Castiglievo e compra De Paul e Blanco. Il Napoli compra Gonçalo Guedes. Noi abbiamo fatto un botto di acquisti e li sapete. Il Paris Saint-Germain compra Koke e Digne.
La Juve compra Fernando, Melendo e Lamela. Non Lamendo, vabbè, mi lamendo io della squadra che abbiamo. Poi Lipsia, Belotti, Laporte, Gebrselassie, che non so chi sia. E hanno venduto un botto di giocatori, questo Lipsia rischia. Il Real, Iago Aspas, Oscar, Alderweireld. Il Tottenham pure ha venduto un sacco, però ha comprato buoni giocatori. Oh, l'Ajax vende Blind e si compra Orsic, Stones e Angel. Bella, bella, bella squadra. L'Arsenal, Boateng, Paulinho e Leimer dell'Ipsia, tra l'altro. Atletico Madrid che vende ma che compra pure. Il Bayern Monaco, non so perché abbia fatto questi acquisti, soprattutto queste cessioni, vabbè. Poi il Benfica, ok. Il Dortmund, sì. Il Chelsea, Tavernier, Castiglieo e Berardi. Ok, e ha venduto Hudson-Odoi e Zuma. Barcellona l'abbiamo visto, incredibile. L'Inter, fuori De Vrij, dentro Upamecano e Marlos. L'Inter, ragazzi, ormai è fortissima. Che vi devo dire? Dzeko, Gené, Goretzka, Gomez e Wijnaldum per il Liverpool. Il City, fuori Stones, dentro Barnes, Immobile e Savic. E questa, appunto, era l'ultima squadra. Ragazzi, siamo ufficialmente... con il cuore. Ah, venduto Mabaso. Ah, certo. E accettata l'offerta per José Fonte. Oddio, 1.800.000 per José Fonte. E adesso dobbiamo vedere se ce la facciamo, ragazzi, eh. A saperlo, ovviamente non mi sarei preso quello lì dello Spezia. A saperlo. Stipendio attuale, cioè mi chiederanno un boato, ragazzi. Mi chiederà davvero troppo. Ok che c'ho 36 anni 79, ma mi chiederà davvero tanto, perché ormai sto gioco è fatto così. Lo sapete meglio di me. Non ce la farò mai nella vita, a prenderlo. Cioè io gli offro veramente tutto quello che ho, 20.000, ma mi dirà di no, ragazzi. E infatti, niente, ci abbiamo provato fino alla fine. A saperlo, ovviamente preferivamo tutti José Fonte in difesa come panchinaro. Oh, io ragazzi adesso accetto tutte le offerte che mi arrivano. Così, via 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 via, e a gennaio, se ci rimangono soldi, capiamo che cosa fare. Nel frattempo voglio allenare i miei ragazzoni, soprattutto Broja, che è il nostro top player. Eccolo qui, lo dobbiamo allenare al meglio. E ragazzi, è anche il numero 10! Wow! Puntiamo veramente un sacco su questo giocatore, ma davvero tanto. Comunque ragazzi, vi ho parlato di... 3 partite, ma vi siete beccati proprio l'episodio in cui facevamo un botto di calciomercato, quindi mo vediamo, mo vediamo. E intanto Orlando Pirates Liverpool, Liverpool primo in classifica, Liverpool che sicuramente ci spaventa, ma ragazzi, cioè abbiamo battuto già altre squadre, non facciamo cavolate. Jesus Navas diventa 83, vabbè, decresce pure il nostro top player. Comunque ragazzi, Orlando Pirates, Liverpool, non perdiamo altro tempo. Mané, Firmino, Salah, Goretzka, è vero, madonna che squadra. Vediamo che cosa sappiamo fare. E soprattutto con Armando Broja, il numero 10, Broja. Qualche amico albanese, ragazzi, che me lo dica la pronuncia esatta. Comunque, partiti, Balotelli, il Flaco Pastore, Lars Bender, eccolo qui. Jesus Navas, che è mancato contro il Real Madrid. E infatti abbiamo pareggiato solo 0. Madonna, Pastore, cosa succede subito? È il Flaco per Bender, che aspetta qualcuno centralmente. Eccolo ancora Pastore dentro? No, oddio, William Carvalho, perché fuori gioco? Ma poi perché lì davanti? Sembrava Boga. Pastore, oh no, corri Orsolini. Ma ragazzi, ma sto Goretzka è veramente troppo forte. Ragazzi, gioca solo il Liverpool, ancora Goretzka, Jesus Navas, Orsolini. Partiamo in contropiede col Flaco che aspetta Super Mario contro Van Dijk. Che cavolo di scontro. Pastore, ma un controllo buono, lo sai fare, Flaco. Ti ho detto che devi tornare quello dei tempi del Palermo. Dall'altra parte Salah in fuorigioco, 24 minuti, il Liverpool ci sta facendo ballare la samba. Però in contropiede noi possiamo far bene. Se Pastore sapesse fare gli stop. Vai Flaco. Sì, così. Orsolini, vai in mezzo Mario. Marietto, vai in mezzo. Orsolini punta l'uomo. Orsolini le finte. La tiene lì, aspetta qualcuno in mezzo. Orsolini, tacco per Jesus Navas. Dentro per Mario. Balotelli, dai che lo fai. Dai che lo fai, Super Mario. Jordan Amavi, porta palla, fatti vedere Jeremy. Bello! Jeremy Boga, via velocità, contro Matip, sei più veloce. Boga, va in mezzo Mario, Boga, il pallone era per Mario, corner. Dai ragazzi, dobbiamo sfruttare le nostre
fasci super veloci, il pallone rimane lì. Pepe di testa comunque veramente prende sempre lui, tutto è lui. Jesus Navas rimane in mezzo, Pepe. Jesus Navas contro Mané, ancora Jesus. Bello, mamma che azione. Sì, Flaco, non cagartelo. Non cagartelo, Flaco, non puoi sbagliarmeli a ste cose. Vabbè, Alisson, ma che ha parato però. Flaco, da lì devi far gol. Ancora Rossolini, ancora a cercare Pepe. Vai, Pepe, ancora. Ma basta, Alisson. Ma cosa cazzo sarà la esto, Alisson? Comunque, ragazzi, stiamo giocando solo noi. Solo noi. Jesus Navas, ancora. Orsolini adesso, per il Flaco. Il Flaco di nuovo per Orsolini. Se la mette sul sinistro. E adesso esce Van Dijk però. Jordan Amavi adesso, per il Flaco. Super Mario adesso prova a portare la palla. Mario, sì, mamma, no! Müller tra l'altro al Paris Saint Germain. Ok, sarà intanto contro Bartra. Dov'è passato il faraone? Henderson dentro, Jesus Navas di testa. L'unica cosa che non può far bene perché è bassissimo. Ma Mandanda il capitano. Grande Mandanda. Tua. Occhio. Corner. 55 sul cronometro, ragazzi. Ah, non è corner. Va bene. Palla nostra. Jesus Navas. Guardate il Liverpool. Dove pressa adesso? Lo sa. Che siamo una bella squadra, ha bisogno di questo super pressing per prendercela. Jordan Amavi per William Carvalho. Ancora da William. Mamma mia Mandanda, che erroraccio che avevamo fatto. 61 sul cronometro, non so se buttare nella mischia al posto di Pastore il giovane Broja, il nuovo attaccante. Al posto di Pastore, no, io cambierei modulo piuttosto. Ok ragazzi, nuovo modulo, 4-4-2 contenimento, Broja e Balotelli lì davanti. Vediamo sto numero 10, vediamo sto Broja. Intanto cross in mezzo, grandissimo Pepe. E Boga si fa fare una busta assurda da Naby Keita. Ancora Naby Keita. Dai Mario, vai Mario, più palla. Occhio però dall'altra parte a Firmino che va a cercare Salah, posizione nettamente irregolare. Dai ragazzi, dai che spanchiamo tutto. No, bravo Mandanda. Andiamo ragazzi, lì in mezzo c'è un buchino. Bartra, perché sta palla? Bender in qualche modo, Amavi, sì, vai Broja, vai contro Matip. Broja, il numero 10, il giovane albanese, Broja, le skill, rientra, Broja, la finta, oddio. Il pallone è ancora nostro, sempre con Broja. Broja la fa passare. Jeremy. Oh, ce la meritiamo sta vittoria, ragazzi. Sto Liverpool veramente ha rischiato troppo. Dai, ce la meritiamo noi la vittoria. Alisson ancora. Passaggio orribile di nuovo. Allora ancora Broja. Stavolta per Super Mario. Super Mario prova a fare il pezzo Van Dijk. È un po' difficile. Occhio ed Dzeko, no! Ma vaffanculo, ma no così! Tutti a terra! Ed Dzeko mi deve fare gol di mancino all'88esimo. Ed Dzeko, va a ringraziare Jurgen Klopp che lo ha buttato dentro. Raga, un tiro, un gol praticamente questi. Guarda qui. Ma porca miseria, Ed Dzeko. 0-1, Dzeko all'89esimo. Così no, ragazzi. Così no, veramente. Abbiamo fatto di tutto, ce la meritavamo noi sta vittoria. Broja adesso, dai almeno fino alla fine ragazzi, fino alla fine. Super Mario, ancora per l'albanese. Boga, vai in mezzo Mario. Boga, il pallone è per Mario. Fabinho, però Carvalho altissimo. Naby Keita ci arriva, finisce qui ragazzi. Porca di quella. Una brutta sconfitta che però non ci deve far rimanere troppo male. Perché ragazzi abbiamo fatto veramente il nostro massimo. E adesso abbiamo l'opportunità di rifarci contro l'Ajax. Una squadra che comunque non è messa benissimo in classifica. E quindi la considero al nostro livello. Soltanto che è una bella formazione. David Neres, Anthony, Tadic come mediano. Dai. Però c'hanno Stones. Bella formazione. Quindi Ajax, Orlando Pirates. Ragazzi, non perdiamo tempo. Let's go. Ajax, Orlando Pirates, alla Johan Cruyff Arena. C'è da divertirci ragazzi, perché siamo qui per vincere. Vogliamo far capire tutti quanti che quella sconfitta contro il Liverpool era soltanto una sconfitta di sfiga. Bravo Pepe, subito Orsolini per l'affluente Jesus Navas che si fa ancora vedere. È un 1-2 micidiale. Jesus Navas va in mezzo Mario. Jesus Navas va sul Flaco che, madonna, non fa, ancora ci penso a quello che ha sbagliato il Flaco.
Occhio, David Neres. Mamma mia, Pepe che animale. William Carvalho, è il flaco adesso. La porta lui, il flaco pastore, il flaco pastore. Sì, l'1-2 con Mario, no, Stones. Comunque abbiamo la miglior difesa, ridendo e scherzando. Io ve l'ho detto, ragazzi, che avrei costruito una difesa atomica. Cioè, Pepe, Bartra, Amavi e Jesus Navas, veramente sono troppo forti. Ancora Jordan Amavi, porta palla, cioè Bogax ti fa vedere, infatti viene servito, cheat. Occhio, Anthony, bravo Bartra, madonna quanto è bellino Anthony con quei capelli bianchi, biondini lì, lo vorrei troppo nella mia squadra. Jeremy Boga adesso, porta palla contro Tadic, non gli fa vedere nulla. Pastore, c'è Balo che si sta facendo vedere. Flaco, sì, questa palla è perfetta. Vai Mario, di fisico. Balotelli contro Martinez. Balo, se la mette sul piede debole. Balo, comunque ha un bel piede debole. Balo! Tagliafico, adesso prova a entrare in aria. Tagliafico. Tunnel su Bender, ma c'è William, c'è il flaco, ancora passaggio perfetto, ma il flaco così devi giocare, come quello di Palermo. Mario, Balotelli, il flaco oggi veramente è come il flaco dei tempi del Palermo. Che spettacolo, ragazzi! Passaggio illuminante e poi ancora lui, Super Mario Balotelli. Guardate di fisico, che bestia, che forza, che animale. Poi, boom! Onana, vatti a fare ancora due Gatorade integrativi. Quarto gol in Premier League, 0-1 Orlando Pirates. Segna sempre lui, Super Mario Balotelli. Per adesso ancora Anthony, il più pericoloso dei suoi. Guarda quanto è veloce, oddio! Questo non l'ho capito però, Anthony, forse stai giocando l'alternativo, controlla, rimetti classico che forse stai a fare alternativo. Si riprende col secondo tempo, continuiamo a tenere questa filosofia di gioco perché, ragazzi, stiamo giocando bene, siamo in vantaggio, siamo tra l'altro fuori casa, l'Ajax è una bellissima squadra, Anthony veramente lo vorrei con tutto me stesso. Però continuiamo a giocare così, ragazzi, che può arrivare anche un 2-0 secondo me. Jesus Navas per Balo, ancora Jesus Navas, c'è in mezzo il flaco. Jesus Navas aspetta che vada in mezzo anche Super Mario. Jesus Navas contro Tagliafico. Jesus Navas poi diventa un... boh, non so cosa abbia fatto. Comunque Anthony è fortissimo, cioè Anthony è veramente devastante, cioè... prendetelo nelle vostre carriere perché, a parte quei capelli biondini, intanto aspettate Tadic. Jesus Navas, ma è un missile! Jesus Navas, c'è il flaco pastore tutto solo! Il flaco pastore è un missile, Jesus Navas! Il flaco, non te lo cagare! Io metto Broja, ATT e Balotelli COC. Non so veramente come sia possibile che il pastore non sappia fare un gol. Balo. Mamma mia, Balo per Orsolini per il 2-0. Ma come si fa? Non potete fare sto cazzarola di 2-0 che ci pareggiano. Occhio a Quincy Promise. Bravo William Carvalho. Jordan Amavi, possiamo partire in contropiede. C'è Boga che scalpita, viene servito, non perdere palla. Sì, vai Broja, aspettalo adesso. Eccolo, bravissimi. Orsolini. Sì, per Jesus Navas. Non c'è nessuno, ma lui. Ancora Jesus Navas di testa. 2-0. È troppo forte. Jesus Navas. 2-0 Orlando Pirates. Quanto è forte Jesus Navas! Guarda, di testa! Boom! Oh nana, unana! Jesus Navas! 2-0 e adesso, salvo imprevisti, dovrebbe essere partita chiusa. Ma poi sì, ma con la nostra miglior difesa del campionato, ragazzi. Ando vanno! Ancora Super Mario per Broja. Via in velocità contro Stones! Broja resiste alle cariche! Broja, la finta! Si prende un corner. Jeremy Boga a cercare Pepe, esce Onana, però il numero 10, Broja, la mette giù, bello così Broja, bella così questa skill, su Anthony, ancora Broja resiste, Broja!
già! No! Vabbè, ho voluto fare il tiro perché ha fatto la skill incredibile. Dentro Lorch al posto di Super Mario per questi ultimi minuti finali. Eccolo proprio Lorch che si gira e dà un pallone magnifico per Orsolini che la va ad andare dentro sul secondo palo! E vabbè ragazzi, cioè... Orsolini di piede debole e Bogà di piede debole dopo che Lorch ha dato un pallone che... incredibile. Cioè, Orsolini di destro che fa un cross così e Bogà di sinistro che fa un gol così. 3-0, questo è l'Orlando Pirates, eh. Gli underdogs, grandi, grandi tutti. Peccato per Flaco Pastore che ha sbagliato quel gol. Super Jesus Nava, Super Mario Balotelli, 8 tiri a 0, ragazzi, madonna, disintegrati. Tra l'altro, vediamo un po' questi risultati che ci possono far piacere perché il Liverpool pareggia ancora dopo che ha pareggiato contro di noi, quindi sicuramente lo hanno superato. E vediamo la classifica, poi vi saluto ragazzi. Siamo sesti. Vediamo un pochino chi sia al primo posto. Beh, penso che il Liverpool sia o primo o secondo. Vediamo. Il Liverpool è secondo, primo il Barça con 5 vittorie e un pareggio. Il Liverpool 4 vittorie e 2 pareggi. Ragazzi, ci vediamo, spero il prima possibile. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Forza Orlando Pirates, gli underdogs della Superlega.